disarmonia tra lo spazio. Paolo, insomma, è difficile mantenere una bicocca, cosa raccontaci la storia di questa pianta che si lega alla storia della tua famiglia molto, Paolo, vero? Va bene, cominciamo nel lontano prima della prima guerra mondiale. Questa casa qui era coperta, cioè qui c'era la stalla e lì c'era la casa che mio nonno ha comprato ed era coperta con le staglie di pietra. Non c'erano i coppi quella volta lì, si mettevano le pietre. E quelle case lì erano vecchie dai 200-250 anni. Poi tra due fratelli, dopo si sono divisi, allora uno dei fratelli, mio zio, ha preso la casa lì e mio padre ha preso la stalla e l'ha trasformata in casa. Però le viti c'erano, allora qui ce n'erano tre, dall'altra parte altre tre, però lì sono andate tolte perché mio zio ha fatto un negozio. Qui due sono morte perché si è cementificato tutto il cortile. Allora una ce l'ha fatta, questa è rimasta. Diciamo, questo è il dopoguerra, l'ultima guerra, diciamo. Le guerre ce n'erano tante. Ma questo voglio dire che tutte le sei che erano una volta qui sono sopravvissute in quel lungo inverno che c'era nel 29, che c'erano temperature qui sul calcio quasi 30 sotto zero. Si è ghiacciato anche il mare a Trieste, allora veramente, e le hanno coperte con sacchi di juta per proteggerle, per far sì che sopravvivano. E allora la storia è questa. E poi quando è scomparso mio padre ho preso io in mano la potatura, non sapevo potarla, però è passato un amico di mio padre e mi ha detto: ma non abbandonerai questa vita? E ho detto: no, solo non so potare. Allora mi ha dato delle lezioni di potatura e dopo due ore ho capito come fare. Insomma, per 10 anni l'ho potata io, adesso l'ho consegnata al marito di mia nipote. Però ho capito il potenziale che poteva avere questa vite vecchia, no? Allora non volevo abbandonare questa realtà. E così, adesso siamo arrivati al 2011 e la vite è ancora viva. E decisamente è un reperto unico in fondo anche in Italia, perché sono poche le viti che hanno questa storia. E una cosa abbiamo capito allora della bitosca, che è un vitigno adatto a questo clima nel senso proprio più estremo. È un clima estremo, è adatto alla vite, è adatto alla bora, resiste alla bora, resiste alla siccità, resiste a terreni molto poveri. È una vite davvero che è programmata geneticamente per resistere alle difficoltà e raggiungere nel bicchiere una sorta di sintesi ideale di quelli che sono le caratteristiche proprio del terroir. Ed è quello che sostanzialmente ha fatto innamorare, credo, tutti coloro che hanno assaggiato una bitosca per la prima volta, me per prima. E io voglio raccontarvi, mi permettete, un piccolissimo aneddoto personale. La prima persona che ho conosciuto del caso è proprio Paolo Crovatin, ed è stato nel 2000. Lui è venuto, io vivo nella città di Trento, sono del Trentino Alto Adige, e nella mia città si è organizzato un festival delle minoranze culturali dell'arco alpino, e c'era Paolo Crovatin insieme ad alcuni diciamo testimoni della cultura del carso, tra cui c'era proprio Andrei e Bernarda, anche fra di noi, che conosceremo poi dopo nel loro agriturismo. Paolo stava scolpendo una pietra e accanto a lui, mentre stava scolpendo, c'era un tavolo dove erano in mostra, in assaggio, le bitosche di Cante. Io ricordo che mi sono avvicinata per vedere cosa stesse facendo, mi hanno dato un calice e non è veramente poesia, sono proprio sincera nel dirlo, la sensazione che io ho avuto è stata la fortissima mineralità, che ha avuto immediatamente un flash davanti agli occhi. Ho capito il legame strettissimo, ancora quando nel 2000 di terroir non si parlava, perché adesso cominciamo a capire che il valore di un vino è legato proprio alla sua roccia. Io l'ho capito in una maniera così immediata, quasi infantile, e devo dire che è nata anche lì la mia voglia di arrivare qua e conoscere il caso. È solo una testimonianza per ringraziare tutti voi. E in più, devo dire, in questi vini si sono fatti in 10 anni dei passi in avanti incredibili, perché ogni anno sono sempre più interessanti.